Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Siamo a Via Conforti, questa a Lamezia Terme. Questo edificio è la casa madre della comunità Progetto Sud. Era un asilo abbandonato, è stato occupato da coloro che, dal gruppo diciamo, che ha fondato la comunità Progetto Sud insieme a Don Giacomo Panizza. Quindi per le persone si sono messe insieme, hanno riqualificato l'edificio e da qui è partita la storia ormai quarantennale della comunità Progetto Sud. Nel 1975 io ho conosciuto un sacerdote con delle persone in carrozzina che è venuto alla comunità di Capodarco, nelle Marche, e io stavo là perché stavo seguendo una tesi per la teologia di catechesi, sulla catechesi alle persone con disabilità, per vedere se non capiscono, possiamo battezzarli o possiamo cresimarli o facciamo senza sacramenti. Ecco, in quel periodo, che era stato di alcuni mesi, ho incontrato questi dalla Calabria che dicevano: potete accoglierci qua nelle Marche, che in Calabria non ci sono servizi e i pochi istituti che ci sono hanno dentro 800-1200 ricoverati, che sono un po' lager. Su questo contesto da Capodarco hanno detto: ma non venite qui, facciamo qualcosa laggiù. E io, che stavo facendo questa tesi, mi hanno coinvolto per spostarmi giù. Da 44 anni alla Lamezia Terme la comunità Progetto Sud si è rivelata un grande contenitore di utilità sociale, di attenzione agli ultimi e di lavoro costante per il cambio di una cultura che sapesse guardare agli ultimi in chiave inclusiva. Qui nascono tanti servizi e soprattutto la mission della comunità Progetto Sud guarda al mondo della disabilità, della migrazione, della tutela ambientale e della cultura della legalità. Noi abbiamo un centro di riabilitazione dal 1987. All'interno di questo centro di riabilitazione ci è capitato negli anni di fare dei trattamenti proprio per persone con autismo, ma solo negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un aumento esponenziale di queste richieste. Però il centro di riabilitazione sanitario è pensato per fare delle tipologie di prestazioni di un certo tipo, che hanno sì un valore, perché in alcuni casi sono riusciti molto a intervenire e a cambiare in meglio la vita delle persone, però ci siamo accorti che c'era bisogno di un centro più specialistico.
Quindi, in base a questo, nel momento in cui ci hanno richiesto un'idea, una fondazione svizzera, Cammino Verde di Lugano, subito abbiamo pensato a un centro specializzato per l'autismo, proprio perché vedevamo che doveva essere qualcosa di più dedicato. E questa fondazione ci ha dato questo contributo, abbiamo avuto anche la grandissima fortuna di avere in comodato d'uso questo stabile, e la comunità Progetto Sud ha messo del suo e il contributo delle famiglie. Ma soprattutto, diciamo, la cosa bellissima è stata proprio che le suore di Maria Bambina, che sono proprietarie di questo stabile, ci hanno dato in comodato d'uso un pezzo di questo stabile, quindi noi abbiamo adattato il tutto e abbiamo fatto nascere questo centro. La congregazione ha pensato che parte della casa fosse adibita a un gesto di carità, a delle situazioni che potevano essere utili, soprattutto nell'ambito della carità, al territorio. In collaborazione con il Progetto Sud si è verificato, si è cercato qual era l'esigenza primordiale, l'esigenza di cui si riteneva una necessità. E si è visto come nel territorio mancava ancora un progetto che potesse aiutare i bambini autistici. Abbiamo scelto di intervenire con i minori non accompagnati per due motivi. Il primo perché rientravano nella categoria dei vulnerabili e quindi delle persone con un grande pericolo, un gran pericolo rispetto ai flussi migratori e quindi che era importante tutelare, quindi sui quali era importante intervenire. Ma anche perché lavorare con i minori, cioè intervenire con i minori, significa investire sul futuro di un paese, significa investire sul futuro di una città. E questa è stata la scelta che noi abbiamo fatto. Incontrare i minori non significa solo accogliere, ma significa camminare insieme con dei ragazzi che crescono e che quindi saranno il futuro del territorio. E pertanto abbiamo scelto di muoverci con i minori per investire sul territorio, per farlo crescere. La cooperativa Le Agricole è nata nel 2008 dalla volontà di donne. Principalmente, infatti, il titolo esemplifica il senso della cooperativa. Nasce perché? Nasce con l'idea di creare lavoro qui al sud a una parte del genere umano che sono le donne, che già di per sé vantano uno svantaggio, io direi uno svantaggio da un punto di vista lavorativo rispetto agli uomini. In Calabria, che dove c'è un tasso di disoccupazione importante, le donne sono realmente sacrificate nel mondo del lavoro. Quindi era questo l'intento. E perché poi la cooperativa Le Agricole? Proprio perché abbiamo coniugato questo bisogno con un'opportunità, quella di avere questo terreno a sud di Lamezia di circa 3 ettari della Progetto Sud, o meglio della curia a cui la Progetto Sud paga un fitto annuo, e abbiamo deciso di mettere a frutto questo terreno che in quel momento era incolto e di dar vita a questo progetto diciamo lavorativo ma anche culturale. E qui al sud ho trovato la povertà dei diritti sociali, la povertà dei diritti sanitari, loro nemmeno andavano a scuola. Perciò mi sono messo i primi 2 o 3 anni a fare scuola io, a insegnare a leggere e scrivere. E questo però a mia volta sono stato aiutato a capire l'analfabetismo, a capire queste cose che mi sono servite dopo, che mi sono servite dopo, perché chi poi è arrivato a fare il terapista, a fare l'educatore, a fare lo psicologo, a fare l'assistente, io capivo che dovevano fare la gavetta di parlarci con questi giovani, di discutere, di non venire da Saputelli ad aiutarli.
E l'operazione si è conclusa bene, anche perché io ho dovuto imparare cos'era il sud, perché per me il sud era il sole e il mare. E invece poi c'erano anche i mafiosi, c'era anche tanta povertà e tanta disoccupazione. Perciò mi sono messo a studiare tanto queste cose oltre alla teologia. E noi parliamo di inclusione, non di integrazione, perché l'integrazione comporta entrare in qualcosa di già dato. L'inclusione invece è un processo dinamico, che significa che cambia la persona che lo fa, ma anche il contesto dove vive e dove agisce. Quindi l'importante è diventare comunità competenti, l'importante è aprire i nostri territori, le parrocchie, gli oratori. Tutte le organizzazioni, le chiese all'incontro con queste persone, perché solo così facciamo inclusione. Non devono cambiare loro perché si devono integrare, siamo noi che dobbiamo adeguarci anche a loro ed è un processo dinamico. Quindi questa è un'altra che aiuterebbe tantissimo le famiglie, ma proprio tanto, tanto, tanto. L'inquadramento della migrazione nella logica dell'emergenza è una lettura sbagliata, un'interpretazione sbagliata. Sicuramente noi, come territorio non siamo attrezzati per gestire i flussi, cioè non riusciamo ad attrezzare bene, no la nostra organizzazione territoriale per gestire i flussi di migranti che arrivano. Ma considerare quello che avviene come sbarchi nei territori italiani come situazione emergenziale è un'esagerazione, è anche forse un po' troppo strumentale. La cooperativa è diventata un po' un luogo non solo lavorativo ma anche simbolico di tutta la realtà della Progetto Sud. La Progetto Sud appunto ha diversi servizi, diversi progetti, quindi abbiamo il servizio delle dipendenze, lavoriamo nell'ambito della immigrazione, abbiamo un'associazione di donne. Di donne in difficoltà, in disagio, e quindi la cooperativa offre l'opportunità anche da un punto di vista riabilitativo, da un punto di vista anche di, come dire, di apprendistato per acquisire competenze lavorative. Il centro psicoeducativo per l'autismo della comunità Progetto Sud nasce per dare un supporto alle famiglie dei bambini con autismo. Il centro è stato pensato in una maniera intensiva. Che cosa significa questa intensività? Significa che non si lavora solo all'interno del setting con il bambino, ma si lavora con tutti gli attori che ruotano intorno al bambino, quindi la scuola, la famiglia, gli operatori sportivi. Questo perché siamo fermamente convinti che è importante creare una squadra intorno al bambino ed è importante creare soprattutto una coerenza educativa. Per fare questo, naturalmente, è importante il lavoro dei terapisti, è importante il lavoro della famiglia ed è importante il lavoro della scuola. Adesso, infatti, andremo a vedere il lavoro che svolge svolgono i terapisti, o meglio la preparazione del materiale fondamentale per la terapia. Adesso andiamo a vedere con Mario, uno dei nostri terapisti, quello che succede tutte le mattine prima dell'arrivo dei bambini. I terapisti appunto preparano la scatola con le attività e i giochi da proporre ai bambini, perché tutti gli insegnamenti passano appunto attraverso il gioco, quindi vengono selezionati dei giochi specifici per ogni bambino, come per esempio lavoriamo sull'area con alcuni bambini sull'area dell'imitazione. Sappiamo quanto questa sia una cuspide comportamentale molto importante e per alcuni dei nostri bambini quest'area risulta critica. Altre aree su cui andiamo a lavorare, per esempio, sono l'area visospaziale, quindi attraverso appunto la presentazione ai bambini di puzzle,
E proponiamo anche ai bambini delle attività di motricità, attività di motricità che vengono realizzate appunto come vedete con materiale da riciclo. Quest'area risulta assolutissimamente importante da sviluppare nei bambini. Naturalmente oltre a questo vengono inseriti all'interno della scatola anche del materiale altamente motivante per il bambino, quindi dei giochi molto graditi, perché questo ci permette di bilanciare diciamo, l'insegnamento di cose più difficili a cose più semplici. Con Giovanna, invece, una delle nostre terapiste, andiamo a vedere un altro aspetto importante per la preparazione del materiale, quindi l'aggiornamento degli storici, degli apprendimenti dei bambini. Ora noi stiamo facendo un classico calzone fritto, e adesso cominceranno i ragazzi a farcire i calzoni. Questo è un calzone che si farcisce con il sugo, e mozzarella, e poi si possono anche fare diversi tipi, tonno e cipolla, dipende dal gusto che ne vuole. È fatto sempre con impasto, l'impasto classico della pizza. Ora ho messo la salsa, la mozzarella, un po' di cipolla, e adesso lo sta chiudendo e adesso lo va a friggere. Ed ecco la finale del procedimento del calzone fritto. Quello che facciamo qui è un'attività che esce fuori dai canoni classici di quella che è la terapia tradizionale. Abbiamo avviato un progetto in una fase sperimentale dove coinvolgiamo soprattutto bambini affetti da autismo ma anche con altre disabilità all'interno di un percorso di agricoltura sociale. È un'attività particolare che mi ha necessariamente portato a dover modificare il mio approccio alla professione, perché come educatore professionale non si esce dall'università con le competenze adatte per questo genere di attività, quindi è stato un dover mettersi in gioco ed elaborare innanzitutto se stessi all'interno di questo nuovo contesto, per poi riuscire ad applicare quanto appreso anche attraverso i ragazzi. Quindi c'è stata la necessità di fare una formazione professionale per capire quali sono i tempi della coltivazione e di come coltivare, per poi riuscire a trasportare tutto questo ai bambini che seguono il progetto attualmente. Abbiamo notato tantissime potenzialità da parte di questo progetto, innanzitutto la serenità e la piacevolezza che hanno i bambini nel venire a svolgere attività presso l'erbaio, quindi il luogo in cui siamo, perché a differenza della terapia classica che viene svolta all'interno di un centro di riabilitazione c'è un contatto con la natura, c'è il contatto con l'aria aperta e questo rende ai bambini più piacevole il venire a frequentare l'attività. Abbiamo infatti riscontrato che a dispetto della terapia classica le assenze che vengono effettuate sono di gran lunga minori. Il contatto con la natura ha scoperto delle potenzialità, ha fatto scoprire delle potenzialità ai bambini che neppure loro sapevano di avere. Poco fa abbiamo visto dei bambini coltivare con le mani il terreno quando fino a pochi giorni prima magari avevano paura addirittura di sporcarsi le mani. E appunto, come dicevo prima, tutte queste cose non sono cose che vengono insegnate all'interno di un contesto professionale. L'università non ti insegna a fare queste cose, ci dà tante altre competenze che noi poi riusciamo però a trasportare all'interno di contesti nuovi e ricchi di potenzialità per i bambini e per le persone che seguiamo. Andiamo a vedere un esempio di messa a dimora, in questo caso di piantine di peperone. Nello specifico stiamo parlando di una varietà calabrese che è il peperone nduja e andiamo a vedere il sesto d'impianto direttamente sul terreno. Le piantine vengono diciamo pulite e disinfettate, passiamoci questo termine, con della soluzione di rame dove andiamo a immergere le radici per dargli comunque una specie di protezione nel momento in cui vengono inserite nel terreno. A seconda di quello che andiamo a piantare bisogna rispettare dei sesti di impianto, quindi delle distanze tra una piantina e l'altra, ma le distanze anche tra le file e l'altra, per permettere appunto di andare a pulire o fresare per non permettere la ricrescita di erbe infestanti o che comunque vanno a levare della linfa alla piantina stessa.
In questo caso stiamo parlando del peperone, abbiamo detto, e manteniamo una distanza di più o meno 60 cm tra una piantina e l'altra. È un peperone che si sviluppa molto in ampiezza. Le piantine vengono messe giù fino al colletto della pianta, la zolla viene ben ricoperta. In questo caso siamo in un terreno che è stato precedentemente concimato con del sovescio di veccia e avena. Non dovrei inventare, ecco, perché quello che vado dicendo con i gruppi giovanili è quello di sperimentare, è quello di girare il mondo, è quello di studiare, è quello di capire e è quello di scommettere che se parti devi avere un occhio anche sulla Calabria, se rimani devi avere un occhio anche sul mondo, ma comunque rimanendo in Calabria ci sono ancora tanti posti di lavoro non da occupare, perché li lasceranno quelli che vanno in pensione, che sono tanti, no? Ma perché bisogna prendere i posti vecchi e quelli nuovi per lavorare in un altro modo, che sia innovativo, che sia creativo e che sia produttivo, non di mafie ma di democrazie, non di favori ma di diritti. Beh, credo che lavorare per l'inclusione di tutte le diversità sia la strada umana più bella e più giusta da intraprendere. E quindi da questo punto di vista il mio augurio è che tutte le nostre comunità diventino comunità includenti e che ogni diversità trova il suo spazio all'interno di queste comunità. Allora, io penso che i giovani devono capire che il mondo della migrazione non è un mondo a sé, che viaggia a sé, ma sono persone che arrivano qui da noi in Italia, sono persone con le quali si possono costruire dei grandi progetti e che possono essere da grande stimolo per quello che è la costruzione del futuro delle persone stesse, ma anche dei giovani che li incontrano. Quindi di vedere le persone, i giovani stranieri, non come l'altro al di fuori di noi, ma come una persona da incontrare, da conoscere, al di là di quello che è il colore della pelle o delle tradizioni culturali. Nell'incontro si arriverà comunque a costruire un qualcosa di nuovo e che arricchisce tutti. La terra oggi dà tantissime opportunità, non è un mondo antico, è un mondo in sviluppo e in continuo rinnovamento. E da lì bisogna ripartire per dare sostenibilità alla nostra terra e al nostro lavoro. Ma io aggiungerei una cosa che è questa. Io che scommessa ho fatto venendo in Calabria, da nord a sud? Una scommessa che mi veniva dai Vangeli, che mi veniva dalla Bibbia, che mi veniva dal finale di una tesi sulla catechesi che avevo fatto sulle persone con disabilità intellettiva. Capiscono questi o no i Vangeli? E lì, sfogliando di nuovo la Bibbia per vedere cosa mi poteva dire, mi sono trovato a imbattere un testo che conoscevo a memoria, ma che ho riletto in un'altra maniera, perché era il Vangelo di Giovanni, dove gli apostoli chiedono a Gesù: ma questo cieco nato è così per colpa sua o per colpa dei suoi genitori? E Gesù gli dice che è colpa proprio di nessuno, ma lui è così perché in lui si manifestino le grandi opere di Dio. Io in questo momento, che sapevo di venire giù a fare che cosa, e ho capito che se mi spostavo era perché questi in carrozzina facessero le grandi opere di Dio. E perciò ho parlato, trattato, spiegato loro che erano loro che dovevano fare grandi cose e non io. E vi dirò che ne hanno fatte tante grandissime e grandiose.